Io sono Paolo Nerotti, insegno al Politecnico di Torino innovazione digitale e strategia, quindi è un tema assolutamente rilevante. Come abbiamo visto questa mattina, il nostro paese ha iniziato dal 95, quando le tecnologie digitali sono diventate mainstream, il nostro paese ha iniziato a perdere competitività in termini di crescita della produttività rispetto a Stati Uniti e ad altri paesi europei. Quindi è un tema che tocchiamo stamattina con mano e vediamo che è assolutamente pervasivo, quindi anche industrie tradizionali legate al Made in Italy devono preoccuparsi delle minacce che l'innovazione digitale pone se viene evitata e quindi devono concentrarsi su quali sono le opportunità. Internet permette al cliente di vendere più varietà, di fare più customizzazione, di gestire una domanda globale che per i prodotti del Made in Italy e per settori appunto collegati a esso registrano una domanda sempre più globale. Quindi insieme in queste mattinate riflettiamo su quali sono vie di accesso all'innovazione digitale per le imprese medio-piccole che tendenzialmente vengono un po' dimenticate dai grandi manuali, dalle grandi lezioni sulla gestione dell'innovazione. Quindi cerchiamo di riflettere su come l'industria italiana può rimettersi in carreggiata e riprendere la crescita della produttività che, come dicevamo, è ferma al palo da oltre 15 anni almeno in Italia.